trovo con Fabio Mancuso, che vogliamo conoscerlo un po' di più come persona. Quindi Fabio, benvenuto a TC News Italia. Conosciamo un po' di te, ma vorremmo approfondire un po' di più. Chi sei, dove sei nato e insomma le tue passioni, a cosa ti dedichi? Sappiamo che sei un regista, un musicista, ma nella vita chi è Fabio Mancuso? Allora, intanto voglio ringraziare te, Daniel, per questa opportunità che è molto importante per me. Dunque, io sono Fabio Mancuso, sono nato a Crotone nel 1992, vivo a Isola Capo Rizzuto. Io mi occupo di cinema e di musica. Infatti io ho realizzato diversi film, tra cui La terra di nessuno, che denuncia l'Ndrangheta, e l'ultimo, che è un film molto più popolare visto il successo di Amazon Prime, si chiama Libero di volare. Appunto, è andato su Amazon Prime Video, da poco peraltro nel catalogo ufficiale, quindi questo vuol dire che non è più a noleggio, ma gratis per gli abbonati di Amazon Prime. Poi siamo su Google Play e ora stiamo cercando di distribuirlo negli Stati Uniti, su altre piattaforme negli Stati Uniti. Sempre in streaming, ovviamente. Sì, piattaforme streaming, perché il discorso sala, per via del Covid e la crisi che stiamo vivendo, non era assolutamente fattibile. Beh, Libero di volare, dopo questa pandemia, ci sta anche come titolo. Parlami un attimino di questo. In effetti sì, perché Libero di volare sull'effetto pandemia ha un significato molto importante, perché ricominciamo a vivere finalmente dopo dei periodi bui. Però Libero di volare vuol dire, nel film, ha un altro significato che è collegabile un po' a un sacco di cose. Tipo, Libero di volare parla appunto di questo giovane che si ammala di tumore, giovane crotonese, che fa di tutto per sopravvivere e si dedica al prossimo, quindi cerca di manifestare un interesse pubblico sulla società, coinvolgendo un sacco di giovani, e far sensibilizzare il discorso: perché ci ammaliamo? Perché non è stata fatta la bonifica a Crotone per le fabbriche che hanno causato questi problemi? Ecco, Libero di volare punta su questo, ma anche sulle bellezze del territorio. Quindi mai arrendersi, ecco qui. Quindi permettimi di dire, una serie, un cortometraggio basato sulla vita reale, mi stai dicendo questo? Sì, è un lungometraggio, tengo a precisare, sulla vita reale, basato su storie vere che viviamo tutti i giorni, ahimè. Il compito di sensibilizzare. Infatti noi l'abbiamo portato nelle scuole, ora cominciamo nelle carceri pure, quindi per me un tassello in più per essere orgoglioso di questo progetto. Già che abbiamo un po' di musica anche oggi qui, parlami un attimino della musica. Come nasce questa passione per la musica? Da quanto tempo scrivi e che cosa hai prodotto finora? Allora, partiamo dal presupposto che io a livello musicale sono stato sempre attivo, però nel mio piccolo. Quindi da poco, da quasi un anno diciamo, ho preso la decisione di intraprendere questo progetto e questa strada anche musicale, visto che avevo qualcosa da raccontare. Poi la musica la faccio quando voglio, non ho dei tempi, mi posso dedicare quando un attimo, quando sono ispirato, anche da solo alla fine. Invece il cinema è un progetto che, una volta che lo prendi, è un progetto di squadra e hai dei tempi. Invece la musica è un qualcosa che esce dall'anima, insomma è una cosa che sentivo di fare, e di fare musica mia. E ho pubblicato questo primo singolo a maggio, che si chiama Sunflowers, e dopodiché non mi aspettavo il successo avuto, perché mi ha contattato un'etichetta discografica e ha deciso di lavorare con me, di distribuire i miei pezzi, pubblicizzarli. Sono subentrati dei contatti radiofonici, dei giri particolari, e sono molto orgoglioso. Poi a luglio ho pubblicato questo secondo singolo, che si chiama Rockin' in Town. È un qualcosa di più rockettaro, diciamo, più commerciale. Sta andando anche bene. È in preparazione un nuovo singolo per ottobre, che poi annuncerà un album che spero di pubblicare per fine anno, altrimenti sicuramente nei primissimi mesi del 2023.
E poi spero di continuare anche a livello musicale, specialmente perché mi permette anche di fare. Vorrei intraprendere anche il giro di spettacoli dal vivo, sempre spettacolini mirati a un pubblico di nicchia. Ottimo, dove possiamo conoscere di più sul tuo lavoro? Sicuramente sei sui social, ricordaci un attimino per poterci seguire, per poter conoscere un po' di più di te e di quello che fai come regista, ma anche come musicista. Sì, sui social mi trovate su Instagram Fabio Mancuso Music, su YouTube Fabio Mancuso, su Facebook Fabio Mancuso e basta cliccare, troverete sicuramente un sacco di materiale che mi appartiene, sia a livello cinematografico che musicale. Grazie Fabio, è stato un piacere conoscerti un po' di più e complimenti per questo lavoro che fai con passione e determinazione. Grazie mille.